Eugenio da Roma, vai Eugenio, vai. Luciani? Dimmi. Pronto? Dimmi, dimmi. La sento lontano. Dimmi, dimmi, dimmi Eugenio, vai avanti, forza. Il cancro del mondo è l'America. Sì. Crogiolo di tante etnie. Sì. Razze, non si può più dire. Sì, sì. Hanno sterminato gli indiani. Sì. Dunque, il cancro, aspetta, ricapitoliamo, Eugenio, scusami un attimo, ricapitoliamo. L'America è il cancro del mondo, giusto? Parenzo, hai sentito bene? L'America è il cancro. Perfettamente, è un delirio il cancro del mondo. Sì. Come si fa a dire il cancro del mondo? Aspetta, facciamolo andare avanti, ma basta, chiudilo, non c'è da andare avanti. Cosa devo chiudere? Lo devo chiudere. Dice che l'America è il cancro del mondo, il paese della libertà, ma di che stiamo parlando? Ma roba da pazzi ancora oggi, qualche pazzo. Sto distruggendo speteriato. L'America, tu dici che sto distruggendo il nostro paese, sto distruggendo le relazioni con il nostro paese, le industrie italiane. Chiedi a questo imbecille con cui io neanche voglio parlare, chiedi a questo imbecille. Perché non vuoi parlare con come Eugenio? Mai? No, perché non parlo con gli idioti ormai. Le persone perché scappano verso gli Stati Uniti da sempre? Perché il grande sogno di tutti è diventare cittadini americani e prendere la green card. Perché il sogno di tutti ma noi? Sogno il di sogno tutti, mio. Una volta, forse, il sogno una di volta, tutti una di volta, tutti è quello volta. Di avere la green card e il passaporto facciamo andare americano. Avanti Eugenio, facciamo andare avanti Eugenio. Eugenio, dimmi. Allora, se lei non frena Parenzo, la gente non ascolta più la trasmissione. Ma non dire cazzate. Ve lo dico perché so di altra gente che è stanca. Perché sta esagerando. Sono tutti stanchi qui, sono tutti stanchi. Qui siamo tutti stanchi di tutto. Hanno sterminato gli indiani. Poi? La guerra interna loro non per liberare i neri dalle piantagioni di cotone, ma per impadronirsi delle terre e delle ville. Spietati gli Yankee del nord contro i gentiluomini del sud. Beh, insomma, erano un po' schiavisti. In 300 anni di vita gli americani hanno sobillato, innescato centinaia di guerre, ultime Afghanistan, Gheddafi, Saddam Hussein, eccetera. La tecnica è sempre la stessa. Per Harbor hanno sacrificato poche vecchie navi e 200 marinai per adescare gli ingenui giapponesi a bombardare. Cioè, scusi, è tutta una finta. Poi per l'Harbor è tutta una finta. Per l'Harbor, scusami Eugenio. Ma perché è tornato le torri gemelle, non torre gemelli, quelli sono i gemelli della camicia, Le torri gemelle, allora sì. Sì. Quel piccolo aereo contro il grattacielo, io l'ho guidato, si chiama Mackie 48, pesa 300 kg, ha fatto solo il solletico alla struttura. Scusi, ma lei che fa nella vita? Le che ha fatto nella vita? Niente. Lei che ha fatto nella vita, scusi Eugenio? Niente, che ha fatto? Gli paghiamo la pensione noi, niente, le paghiamo la, è un baby pensionato, paghiamo noi la pensione. Che ne sai, non ha detto nulla, che hai fatto nella vita Eugenio? Sicuro, niente, nulla ha fatto, siamo noi che lo paghiamo. Eugenio, paghiamo Luciani, dimmi, che cosa hai fatto? Mandi Parenzo a Tel Aviv a contare i palestinesi. La gente si è rotta i coglioni di Parenzo, non ne può vero. Più. Sì, però vero, devo vero. Dire la verità che sembra il numero uno. Scusa Eugenio, però adesso andiamo al sodo. Tu hai detto anche Pearl Harbor. Tutto inventato Pearl Harbor? Tutto inventato? No, Pearl Harbor era vero, ma è stato un trabocchetto. È stato le due torri stato sono state... Sì, le due torri... Sono quando state è andato in pensione lei? Dica la verità. Quando baby pensionato? Quando è andato in pensione lei? Dica la verità. Da quanti anni nell'altra prende la pensione? Torre, da quanti anni io le sto pagando la pensione? Ebrei, non sono miseria. Andati a lavorare. Sì. Non è vero, è una balla, scemo. Non è una balla, sono ma morto un sacco di ebrei. No, idiota. È impazzito. Idiota. Tira su un attimo, Brutto idiota. È dal 2014 che sosteneva che l'Ucraina che ti devi ricoverare, che non doveva entrare nella NATO. Che ti devi ricoverare i missili nel suo giardino. Zelensky è un pupazzo messo dagli americani con l'ordine di far morire più ucraini possibile per poi scatenare l'odio contro la Russia. A che tasse è andato in pensione tu? Non ti ha toccato il pieno con la sua operazione speciale. Scusami Eugenio, aspetta un attimo, aspetta. Eugenio, guarda che ti abbasso il volume. Allora, dimmi quali altre colpe... A che tasse è andato in pensione? No, dici a che tasse... Da quanti anni ti paghiamo la pensione noi? Da quanti anni ci paghiamo la pensione?
Dimmi. Ferma quella merda di Parenzo. No, 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 gente, da quanti anni io ti sto pagando la pensione? Da quanti anni ho diritto di sapere da quanti anni ti sto pagando la pensione? Brutto rincoglionito che non sei. È una decisione che scatena delle cose terribili. È una decisione che non è fatta per ragionare. Cioè, no, scatena, no, uno, tutti, io ogni io giorno dico, oggi non mi arrabbio. Come fai? Sei dici, in grado di a un tirar certo fuori, punto come fai? Di dice tirar non arrabbiarti, fuori le viscere delle persone. Sei in grado di tirar fuori il petto, dice, a un certo delle punto persone. Come io fai non a sono non così. Ma di fronte a uno stronzo simile, ma come fai? Dai, esatto, ma di appunto, che stiamo parlando? Come fai? Quello che ha anche una voce, diciamo, serena, forte, decisa. Non è serena, è la voce di uno che sta sotto psicofarmaci, però mal dosati. Allora, Andrea da Massa Carrara, vai, signor Eugenio, richiamatemi signor Eugenio, vai, Andrea, dimmi. Buonasera, ci volevo carico da ultimo, io almeno facciamo arrabbiare un po' di più Parenzo. Dimmi, perché... dimmi, forza, dai. No, io volevo chiamavo per parlare un po' dell'inizio puntata che avete parlato di Orsini, praticamente. Sì, Orsini, abbiamo detto, fermo un attimo, Eugenio, aspetta, fermo là. Eugenio, allora io voglio capire una cosa. Perché ti sei incazzato prima? Perché ti sei incazzato? Senta, Cruciani, io so che lei non ama che gli si dia consigli sulla condizione, sì, conduzione della trasmissione. Condizione, però condizione, mi creda, non è stato zitto un momento. Parenzo, no, ma ti ha semplicemente certo, detto che sei un coglione, ma uno avrà il diritto di dire questo è un coglione, questo è un imbecille. Nove palle. Confronto a voi, siete proprio dei vermi. Noi siamo dei vermi, vabbè, sì, siamo dei, sì, perché lei siamo Cruciani dei sta perdendo colpi. Perché sì, se lascia un Parenzo verme sì, prevaricare la trasmissione, sì. No, sì, io conosco della gente che era molto appassionata. Lei conosce solo delle persone instabili di mente, dei poveri idioti come lei. Tira su.